Veniamo appunto da cena, diciamo, Luca ha vari aneddoti da raccontare, che racconta ogni giorno appunto sul suo blog, però che vive, diciamo, direttamente o attraverso comunque il suo mestiere. Sì, non li racconto tutti sul mio blog, alcuni diciamo mi censuro. No, allora, diciamo, non so cosa vi aspettate da me. Appunto, io faccio il giornalista, lo faccio abbastanza da poco, nel senso che lo faccio da 10 anni, ma ho cominciato a farlo tardi, prima di capire cosa volevo fare nella vita e diciamo per un po' di accidenti e anche fortune. Dopodiché ho una passione e curiosità per un sacco di cose, comprese le cose della politica, che ho sempre seguito anche per ragioni di famiglia. Poi a un certo punto, direi 4 anni fa, 5 anni fa, forse 4 anni fa, per una ragione che poi ho capito dopo, diciamo, è che adesso elaboro in questo modo e è anche causa di frustrazioni, ovvero per il fatto che la mia voglia di fare politica in realtà si concretizza esattamente nella voglia di aiutare qualcuno, cioè io non ho nessuna voglia di fare politica attivamente, nessuna vovoglia, no, ne ho poca voglia, ne ho poca convinzione, mi piace molto fare un sacco di altre cose, non avrei la dedizione, la concentrazione per fare politica seriamente, poi penso appunto di avere anche già un'età e una vita strutturata in modo da esserne soddisfatto e volerla continuare così. Però mi piacerebbe molto dare una mano e dare una mano a qualcuno. E non trovo qualcuno a cui dare una mano, diciamo, questo è il mio problema fondamentale. E 4 anni fa degli amici comuni, un amico comune mi chiamò e mi disse: c'è questo ragazzo che lavora a Londra in una banca che si vuole candidare alle primarie, alle famose primarie, le prime primarie, quelle di Prodi, eccetera. Io trovai una totale follia. Lui mi raccontò, appunto, il ragazzo era Ivan Scalfarotto, lui mi raccontò tutta la sua stima e la sua fiducia per questo ragazzo che aveva conosciuto. Del mio amico mi fido. Quando mi disse anche è omosessuale, dimmene qualcun altro, appunto, in modo che possiamo dare per definitivamente perdente questa idea che un ragazzo da Londra che lavora in una banca e non ha mai fatto politica, partecipa alle primarie, appunto, sia omosessuale, diciamo, in un paese, anche in una sinistra dove questo non è necessariamente visto come non solo una cosa normale, ma nemmeno un vantaggio. Naturalmente, diciamo, tutto questo mi ha molto incuriosito. Dopodiché ho visto Ivan, ci ho fatto amicizia, ho capito che era una persona molto in gamba. Ivan Scalfarotto ha fatto fino a poco fa la sua voglia di fare altro, che cominciava già allora, e la sua passione per la politica l'ha fatto decidere di lasciare il suo lavoro, che era di responsabile delle risorse umane, insomma, direttore del personale per grandi pezzi di continenti di una delle più importanti banche del mondo fino a un attimo fa, nel senso che il giorno dopo che Ivan si è licenziato, praticamente la banca è praticamente fallita, che è quella che si chiama Citibank, di cui si parla molto in questi giorni. Ma insomma, era Ivan, insieme alle cose politiche che avrei appreso dopo, diciamo, e alle affinità con lui e condivisioni con lui su una quantità di visioni della politica, del mondo, dei diritti. Era un caso che allora per me era abbastanza raro, abbastanza nuovo, di una persona relativamente giovane, che aveva allora, non so, 35 anni, che però si era formato, diciamo, ormai già un curriculum professionale notevolissimo, con delle capacità concrete come una persona che si occupa di risorse umane, ovvero di gestire le persone, di selezionare le persone, di far funzionare bene le persone in una struttura internazionale grandissima e molto importante. E insomma, è uno che gli era venuta voglia appunto di impegnare tutto questo nella politica italiana. Tra l'altro, venendo da un contesto che io allora conoscevo molto poco, ma che poi ho conosciuto molto di più in questi anni, per me molto affascinante, che è quello dei giovani italiani all'estero. Gli italiani all'estero, appunto, tra i 25 e i 40 anni, che sono andati all'estero per studiare o per lavorare in questi anni, sono,
possiamo dire una comunità, ma insomma sono delle comunità molto interessanti viste da qui, nel senso che non voglio fare generalizzazioni, però questo secondo me è abbastanza vero. Hanno la loro condizione li ha fatti rimanere da una parte in una, diciamo, condizione di passione e voglia di fare molto superiore a quella che abbiamo noi qua. Qua noi abbiamo un cinismo e un disincanto rispetto alle cose, alla mediocrità delle cose italiane notevole, e anche un cinismo e un disincanto autodifensivo, perché se dovessimo farci venire, diciamo, un accidente per tutte le cose che non ci piacciono delle cose della politica italiana, probabilmente non sopravviveremmo. Mentre appunto quelli che vivono comunque l'Italia come il loro posto, ma un posto lontano, di cui percepiscono le cose, mantengono una passione, una voglia di fare, una partecipazione, un desiderio che le cose migliorino, molto più impegnato e attivo, ho notato questo. E contemporaneamente sono abituati a vivere e confrontarsi, e confrontare le cose italiane, con luoghi e contesti diversi di maggiore efficienza, miglior funzionamento delle cose, diverso approccio rispetto alle cose, per cui questo confronto gli genera anche una minore rassegnazione, anche una minore abitudine di quella che possiamo avere noi qua. Quindi la passione politica che in questi anni in cui appunto ho fatto e partecipato a delle cose ho notato da questi ambienti, a cominciare dal caso di Ivan, mi ha molto incuriosito e mi ha molto appassionato. Questo era semplicemente, diciamo, adesso io vi racconto delle cose, poi apro delle parentesi, poi salto di palo in frasca, insomma, la mia idea di raccontarvi un po' delle cose del mio rapporto e delle cose che ho imparato, con cui sono venuto in contatto con la politica in questi anni, appunto. A partire da quella campagna di Ivan, che poi andò, dipende dai punti di vista, diciamo, andò molto bene rispetto a quello che ci aspettavamo appena partì, nel senso che dati questi presupposti e data poi la situazione, come sapete, diciamo, erano delle primarie di legittimazione di Romano Prodi, e questo lo sapevano anche gli altri, e lo stesso Ivan ha sempre detto che assolutamente non era la sua una candidatura con intenzione di competizione o di avversare Romano Prodi, ma era una candidatura che intendeva rappresentare una cosa e un'altra cosa. Andò molto bene rispetto a quello. Lucidamente è anche vero che a un certo punto una grande efficienza di comunicazione di quella piccola e povera campagna che ottenemmo, un po' perché facemmo un bel lavoro, un po' perché c'era una curiosità pittoresca in quella novità di quella candidatura, per cui i giornali le stettero piuttosto attenti, un po' perché per quei tempi, ma persino per questi, il lavoro che facemmo in rete su internet intorno a quella campagna fu straordinario rispetto alla media del lavoro che si faceva allora, ma anche che si fa anche tuttora su internet. Insomma, a un certo punto una quantità di indicatori rischiavano di convincerci che appunto sarebbe, no naturalmente che Ivan Scalfarotto avrebbe battuto Romano Prodi, ma che sarebbe andata, diciamo, molto meglio di come non è poi andata. Ecco. Comunque fu una cosa molto importante per Ivan, fu una cosa, secondo me, diciamo, fu l'inizio di un faticosissimo e ancora, diciamo, difficile e molto arretrato lavoro di tentativo di rinnovamento di alcuni meccanismi della politica del centro-sinistra italiano. Finita quella cosa lì, guadagnati però molti contatti e molte relazioni con le persone che si erano appassionate a quella campagna in Italia e fuori dall'Italia, sulla base di questi contatti abbiamo continuato a sentirci, discutere di cose, a condividere, diciamo, un disincanto, una preoccupazione per quello che succedeva qui, e insieme una forte voglia di far qualcosa. E fra appunto le moltissime persone, che poi Ivan comunque ha preso una cosa, adesso non mi ricordo più, ma insomma stiamo parlando di decine di migliaia di voti, sono molto pochi rispetto a quelli che prende Romano Prodi, però sono decine di migliaia di persone, cioè sono decine di migliaia di persone che improvvisamente, appunto dal nulla, hanno deciso di sostenere le cose che tu stai dicendo, quello che sei e quello che rappresenti.
e appunto rispetto a poco prima avere zero persone con cui condividere queste cose, il salto è stato notevole per tutti noi che avevamo lavorato a quella campagna. Va bene, appunto, abbiamo continuato a far cose, abbiamo continuato a sentirci, a un certo punto, devo dire in quel momento con una mia un po' minore partecipazione, io dicevo, anche perché diciamo, i ragazzi che lavoravano a queste cose erano quasi tutti più giovani di me, molta parte del discorso che facevamo aveva a che fare con il rinnovamento generazionale. E io sono veramente convinto, non lo dico per falsa umiltà, sono veramente convinto che il rinnovamento generazionale non possa passare per persone come me che ho 44 anni e che pure diciamo, in Italia passo per uno giovane. Ecco. Quindi a un certo punto scherzando dicevo quando gli altri con cui avevo fatto queste cose hanno deciso di costituire ufficialmente un movimento e chiamarlo i mille, dicevo scherzando che io avrei voluto andare ai congressi e essere applaudito come il vecchio Vittorio Foa dei mille nel momento in cui entrava al congresso. Quindi ho seguito un po' meno il momento della formazione l'anno scorso di questo movimento, mentre nel frattempo si formava il Partito Democratico. Però diciamo, ho tenuto contatti, poi la nascita del Partito Democratico, come per moltissime altre persone, per me ha costituito, e lo dico ancora adesso, pur con tutti i dubbi e le delusioni successive, un momento notevolissimo e forse il momento più importante e più anche coraggioso della politica di sinistra italiana negli ultimi decenni. E quindi a un certo punto mi ci sono appassionato, ho tenuto contatti con le persone che ci lavoravano. Poi c'è stata la campagna elettorale, io lo rivendico tuttora che sono molto critico su come diciamo, la leadership del Partito Democratico sta gestendo il Partito Democratico in questo momento, ma ho molto sostenuto con le altre persone, appunto uno Ivan, uno si chiama Marco Simoni, è un politologo molto bravo che insegna adesso alla London School of Economics, diversi altri più o meno trentenni di sinistra intenzionati al rinnovamento politico e generazionale della sinistra italiana, abbiamo fatto di tutto per lavorare diciamo sulla campagna elettorale del PD, sull'appoggio a Veltroni. Io penso che Veltroni, penso appunto davvero abbia fatto un'ottima campagna elettorale con i suoi diciamo errori, errori, i due errori principali li dico subito perché mi ha dato, non dico una soddisfazione, però una conferma, sono quelli che si sono sintetizzati nella catastrofe comunicativa del caso Villari, no? Ovvero dal mio punto di vista allearsi con Di Pietro dopo aver detto andiamo da soli e fare una scelta di candidature assolutamente avventata, tutto questo si è sintetizzato nel fatto che dopodiché per appunto mandare un candidato di un alleato che ti sputava un giorno sì e uno sì come l'Italia dei Valori alla Commissione Vigilanza Rai e investire tutta la battaglia del Partito Democratico su questa cosa piuttosto che su cose molto più importanti, ci si è trovati appunto con il disastro di aver lì uno che veniva espulso dal partito dopo che il partito aveva deciso di metterlo nelle sue liste e farlo eleggere, eccetera eccetera. Detto questo, appunto, per andare subito ai guai, invece la campagna elettorale di Veltroni e il taglio che Veltroni ha dato alla novità del Partito Democratico per me sono stati molto buoni, cioè molto buoni, una comunicazione basata su idee nuove, su pensieri nuovi e su modi diversi e anche su un coinvolgimento e la creazione di una passione secondo me fondamentale in un posto cinico, affaticato e disincantato come l'Italia. E, a suo tempo, molti, quando Veltroni era sindaco, molti criticavano sempre diciamo, questa pretesa leggerezza della sua gestione di Roma, fatta di feste del cinema e altre cose di apparente vacuità e poi intanto ci sono le buche per le strade. Questa cosa delle buche per le strade è una cosa che perseguita qualsiasi sindaco di qualsiasi città, diciamo è l'emblema della concretezza mancata, le buche per le strade, cosa che ha anche senso perché insomma le buche per le strade sono comunque un problema, però io penso che manchi molto all'Italia e manchi in una maniera ormai così drammatica che mi chiedo come mai si riuscirà a ricostruirlo, una fiducia e una passione
che sono invece stati superati da una delusione, frustrazione, disincanto, cinismo, che secondo me Veltroni era riuscito in parte a dare a Roma quando lì era sindaco. Cioè penso che esattamente tutte queste cose di apparenza, però sono le cose sulla base della quali tu formi, diciamo, un'identità, formi un orgoglio, formi un desiderio di partecipazione che poi nel migliore dei casi si risolve appunto in partecipazione, in fare delle cose. E quel meccanismo lì, riportato alla campagna elettorale nazionale, secondo me è stato molto importante. Il coinvolgimento, insomma, tutte le cose che sappiamo benissimo e che anche qualsiasi critico di Veltroni su molte altre cose non può non riconoscergli. Ecco, tutto quel lavoro di comunicazione, visione e di restituzione di passione e coinvolgimento a sinistra italiana piuttosto sbrindellata, secondo me è stato un grande lavoro. E appunto ognuno nel suo piccolo ha cercato di parteciparvi, poi è andata come è andata, secondo me non è andata nemmeno così male, diciamo, dati i presupposti. Naturalmente qualcuno ci aveva anche investito di più, c'è chi sostiene che Veltroni era convinto di vincere, faccio fatica a pensarlo, diciamo, che mettesse in conto di vincere, lo mettevamo in conto tutti. Sperandoci, però convinto di vincere, ci voleva, diciamo, un bel ardimento, ecco, per essere convinti di vincere. Io penso che quelle elezioni difficilmente potevano andare meglio, penso che difficilmente chiunque altro al posto di Veltroni o con un'altra, diciamo, visione, con un'altra campagna elettorale avrebbe potuto fare di meglio. Vabbè, questo, diciamo, per fare un po' la storia di come si è arrivati a un mio attuale coinvolgimento maggiore nelle cose del Partito Democratico. Quest'estate, peraltro in un momento in cui, diciamo, post sconfitta elettorale, post un po' delusione su alcune cose di dettaglio, insomma, comunque anche un paese in cui democraticamente vince Berlusconi, uno un po' la voglia gli passa, cioè riconosce, diciamo, che la vittoria è legittima, però si rende conto che probabilmente gli sfugge qualcosa. Non lo dico, diciamo, con quell'atteggiamento che peraltro trovo assolutamente legittimo, spesso criticato, che pretende di sostenere che tutti quelli che hanno votato Berlusconi sono degli idioti, o eccetera, che peraltro io trovo anche legittimo, che uno possa pensare che se qualcuno vota qualcun altro sia idiota in base alle sue idee, mi sembra anche plausibile, quelli che fanno tanto gli offesi, insomma, mi sembra che esagerino. Però detto questo, no, ma è assolutamente vero, no? Cioè se hai un'idea e trovi, diciamo, che un'idea completamente diversa, che trovi assurda e folle, viene sostenuta da delle altre persone, io trovo ipocrita che tu utilizzi questi ragionamenti. Se volete facciamo una discussione sulla famosa questione della superiorità morale della sinistra, io penso la superiorità morale della sinistra sia una cosa ovvia, banale, cioè l'essere convinti di avere ragione, poi diventa sociologica, antropologica, questo, sai, quelli che ti dicono tu pensi sempre di avere ragione, e che devo pensare, avere torto? Cioè è chiaro che penso di avere ragione, dopodiché la questione è eventualmente la tua capacità di mettere in discussione le tue ragioni nel momento in cui emergessero valutazioni diverse, ecco. Però sì, di solito si pensa di avere ragione nelle cose che si fa, no? Di solito si pensa che se tu non hai votato Berlusconi l'hai fatto riflettendoci, pensandoci e pensando di avere ragione e pensando che quindi chi lo ha votato abbia torto. Allora, di fronte a questo, al di là, diciamo, di questa parentesi, di chi abbia ragione e chi abbia torto, il fatto che sia avvenuto ti fa pensare che però ti sfugge qualcosa, no? Insomma, tu puoi anche aver investito sulla modernizzazione del pensiero di questo paese, del suo funzionamento, la modernizzazione della sinistra, su una campagna nuova, efficace, però poi vedi che in realtà il paese è un'altra cosa. No, non c'è solo il fallimento di quella roba lì, ma c'è il fallimento della tua capacità di capire che le cose evidentemente sono fatte in un modo diverso. Insomma, per tutte queste valutazioni, che magari ha fatto anche qualcuno più in alto di me, insomma, per un po' mi è un po' non solo passata la voglia, ma passata anche la convinzione della mia capacità di poter fare qualcosa di congruo con la realtà e le cose italiane. In questo, di punto in bianco, non ho idea di per quale accidente di valutazioni e considerazioni, quando è stato formato questo organismo che si chiama Direzione Nazionale del PD, di cui io nemmeno sapevo l'esistenza, a quel punto mi hanno telefonato le persone che ci lavoravano, persone appunto che lavorano con Veltroni, mi hanno detto se volevo entrare in questa Direzione Nazionale del PD.
vi confesso che non ho nemmeno capito esattamente bene di cosa stavamo parlando. Poi mi hanno detto, qualcuno mi ha detto che questa è la risposta che usa normalmente Maurizio Costanzo quando gli dicono della P2, lui dice non avevo capito in cosa mi stavo mettendo, e quindi diciamo è una risposta che dovrò superare in favore di un'altra, però era effettivamente vero, cioè pensavo di essere stato coinvolto in una raccolta di nomi e firme a sostegno della linea del segretario in un momento di difficoltà eccetera eccetera, ho detto sì usate il mio nome eccetera. E invece ero dentro questa cosa e siamo la direzione nazionale del PD, non che sia cioè non che sia improvvisamente diventato la direzione nazionale del PD, è un organismo di, non ho ancora ben capito, secondo me non lo sa nessuno, però diciamo di un numero di persone intorno alle 220-250, le cui funzioni sono spiegate nello statuto, sono andato a vederlo dopo, però diciamo spiegate in quei modi generici da statuto. Quindi non è che finora mi sia reso conto che la direzione nazionale fa qualcosa di, anche perché 220 persone insomma lo dicono, è il parlamentino del PD, però insomma il PD è gestito in una maniera non esattamente democratica. In realtà quello che ha fatto finora questa direzione nazionale del PD è riunirsi due volte, la prima volta, anche la seconda e anche la terza che deve ancora venire, questa riunione del PD è stata spostata tre volte nel giro di una settimana. E con comunicazioni successive che evidentemente non tenevano minimamente conto di tutti i discorsi sull'apertura alle forze nuove, alle persone esterne alla politica eccetera, perché dire a persone che stanno, nel caso di Irene Tinagli addirittura a Pittsburgh, no? Ma anche semplicemente non a Roma, guarda che la riunione che dovevamo fare domattina l'abbiamo spostata alla settimana prossima, se tu hai prenotato un volo eccetera, insomma è un po' poco pratico, però c'è addirittura una buona fede sventata in tutto questo, loro pensano tanto siamo qua, questo facciamo di lavoro, no? Qualcuno telefoni a Giovanna Melandri e le dica che ci vediamo domani, dopodomani alle 10 invece che domani alle 10, tanto lei quello deve fare di lavoro, dico Giovanna per fare un esempio più complicato, insomma a me mi ha creato un po' di impicci quel successivo rimandare, a un certo punto mi ha anche creato una perdita di pazienza quando per la seconda volta dovevo annullare dei voli, e alla fine mi sono stufato e non sono andato alla prima riunione della direzione nazionale del PD, dove però non mi risulta che sia successo praticamente niente di rilevante. La seconda, questo era a luglio, la seconda riunione della direzione nazionale del PD è stata convocata all'inizio di settembre, nel frattempo le cose nel PD prendevano ai miei occhi una piega sempre più preoccupante, la mia... Io rimango, come vi ho detto, rimango, diciamo, non rinnego il sostegno mio e di altri con cui abbiamo lavorato a queste cose, alla campagna elettorale di Walter Veltroni, all'averlo sostenuto, all'averlo sostenuto nelle primarie precedenti, però sono molto spaesato rispetto al modo in cui Veltroni e le persone che stanno intorno a lui hanno gestito il post elezioni, cioè entrando praticamente in letargo. Faccio anche fatica a definirlo esattamente questo modo, nel senso che non, continuo a non spiegarmelo, cioè conosco Veltroni come una persona intelligente, ecco, se voi, no, non voglio fare altri esempi, ma un altro al posto di Veltroni che avesse condotto finora il PD in questo modo, io direi vabbè sono questi che non sono capaci, sono mediocri, sono vecchi, non si rendono conto, non conoscono il mondo, non è... però Veltroni non è esattamente così, poi figurati, ha i suoi limiti, ma non è esattamente così, quindi faccio fatica, come gli ho detto appunto a quest'ultima direzione nazionale, faccio fatica a pensare, non riesco a pensare che lui non si renda, che sia veramente convinto che è un momentone per il Partito Democratico, abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma e tutto va bene, non ci posso credere, cioè se me lo dicesse un altro penserei a un'ipocrisia, è una distrazione, è una incapacità di rimanere in contatto col paese, ma nel suo caso non ci posso credere, quindi non mi spiego, però sicuramente diciamo, mi sono convinto che ci fosse qualcosa che non andava nella successione di fallimenti, soprattutto comunicativi, che erano stati tipici delle esperienze precedenti del centro-sinistra. Io, di tutte le cose in cui, insomma, io sono molto attento, un po' perché penso di capirne un po' di più, un po' perché mi piace di più, sono molto attento alle questioni di comunicazione. In senso largo però, cioè in senso appunto di
dell'immagine che trasmetti, della tua capacità di creare il contesto per fare delle cose. Poi naturalmente mi interessano anche i contenuti, ma sui contenuti io penso che ci sia comunque una grande ricchezza dentro la sinistra italiana e ci siano delle grandi competenze anche maggiori delle mie. I fallimenti comunicativi, che come voi sapete poi sono alla base del consenso, alla base del fatto che le persone ti credano, abbiano fiducia in te e in ultima analisi addirittura che ti votino, della sinistra italiana in questi anni sono stati una roba da pazzi. Io appunto ho come esempio massimo il fatto che il governo Prodi, nel momento di culmine delle questioni sulla casta e di tutto quel movimento lì, in parte legittimo, in parte sciocco, ma però che esisteva, e che era peraltro legittimato ogni giorno da delle robe imbarazzanti fatte. Io cito sempre questa cosa, una volta ho fatto un dibattito con Jovanotti, ci siamo molto divertiti e lui a un certo punto ha raccontato questo. Ha detto: un giorno ero davanti al telegiornale e guardavo delle dichiarazioni di politici al telegiornale e a un certo punto ho detto: sono tutti uguali. E poi ho pensato: cazzo che ho detto, sono diventato anch'io uno di quelli che dice sono tutti uguali. Insomma, si diventava qualunquisti l'anno scorso, eh? Era abbastanza imbarazzante che ti veniva veramente da dire sono tutti uguali, non possono essere così. Il giorno in cui è venuta fuori la richiesta del gelato alla buvette di Montecitorio, nel momento in cui c'era Grillo che in tutte le piazze d'Italia diceva ve li dovete mangiare, si vergognino eccetera, e quelli chiedono il gelato, ma è una questione di intelligenza, non di gelato. Il gelato dateglielo anche, ma aspettate due giorni, fate l'anno prossimo, pagatevi un gelato fuori. No, quelli chiedono il gelato. C'era, diciamo, una mediocrità pazzesca. In tutto questo il governo Prodi convoca una riunione straordinaria su, appunto, affrontare il momento di difficoltà alla Reggia di Caserta. Alla Reggia di Caserta, ma come fai? Cioè tutti dicono sei privilegiati, eccetera. Convoca una riunione straordinaria in una scuola elementare di Pozzuoli. No, se sei un minimo furbo, non dico che tu ci debba credere, ma sì, furbo, no, alla Reggia di Caserta. Allora, tutto questo secondo me è tornato drammaticamente durante questo post elezione del Partito Democratico, e anche questo sintetizzato dalla questione commissione di vigilanza Rai. Sono stati 6 mesi in cui la battaglia principale del Partito Democratico è stata ottenere che Leo Luca Orlando facesse il presidente della commissione di vigilanza Rai. Cioè, ripeto, ottenere che un uomo che non era nemmeno del Partito Democratico, di un paese, di un partito che non dimostrava nessuna lealtà con te mai, poi vi può stare simpatico o non vi può stare simpatico, però mettiamoci nei panni appunto della gestione del partito. Ottenere che un uomo stimabile, non stimabile, vediamo un po', eccetera, ma che non aveva nessuna relazione particolare con quella carica, sa di televisione Orlando, se n'è mai occupato, si è occupato di comunicazione? No, andasse per forza a occupare un posto, peraltro dal punto di vista sostanziale, irrilevante, cioè quello che va a fare il Presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Per lui è un posto di potere perché è d'immagine, perché stai sui giornali tutti i giorni, eccetera, rilevante, ma passi le giornate a mandare dei comunicati in cui protesti che da Vespa ha parlato 2 minuti di più il rappresentante della maggioranza piuttosto che quello dell'opposizione. Tutto questo appunto già renderebbe assurda questa battaglia, peraltro battaglia che è stata condotta con maggiore impegno di qualsiasi altra battaglia in questi 6 mesi, su Alitalia, sulle questioni dei diritti delle minoranze, gli immigrati, su niente il Partito Democratico si è speso impegnato così tanto. In più una battaglia perdente, ma perdente dall'inizio, in cui non c'erano i numeri, in cui la cosa più furba che potevi fare, prendendo atto del fatto che stai sotto, sei in minoranza, non ce li hai i numeri per ottenere quella cosa lì, era dire ok, trattiamo e mettiamone un altro, no? Fai una battaglia di principio su tutto questo. Guardate, vi dico che io non ho grandi facoltà di previsione, di indovinare le cose come andranno, ne ho fallite una quantità sensazionale. Ma io ho cominciato a scrivere tutte queste cose in mezzo all'estate. E mi sono meravigliato addirittura dell'esattezza di come sono andato. Ho cominciato a scrivere: questa cosa andrà a finire che ci prenderanno a pernacchie, perché hanno tutti gli strumenti per prenderci a pernacchie. No? Trattiamo, siamo la minoranza,
non possiamo pretendere di vincere le cose, se già trattiamo e otteniamo delle cose di compromesso, no, la grande tradizione che vuole che eccetera eccetera sia dato alla opposizione, questi ci spernacchiano sulla tradizione del Presidente della Commissione Vigilanza e l'opposizione, trattiamo e otteniamo che lì ci vada una persona brava, capace, che sta bene in quel ruolo e che non sia Leo Luca Orlando, che non mi sembra questa drammatica pregiudiziale, no? Risultato? Ci hanno presi a pernacchie sulla battaglia più impegnativa del Partito Democratico in questi 6 mesi, ci hanno presi a pernacchie in una maniera, diciamo, che non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica io, come è andata in questi giorni, con appunto, addirittura superando in questo caso le mie previsioni, con appunto il risultato di dimostrare anche il disastro della scelta delle candidature a suo tempo, per cui appunto se ne erano citati altri 50 che sembrava una pazzia candidare e ottenere che si fossero eletti per motivi diversi a aprile. Di Villari non si era ancora accorto nessuno, adesso è venuto fuori anche Villari. Vabbè, insomma, diciamo che questo è l'elemento più forte, ma c'erano molte altre cose che rendevano preoccupante la china presa dal Partito Democratico in questi mesi, per cui ho deciso, malgrado anche in quel caso i successivi rinvii, le cose, di andare alla riunione della direzione nazionale del Partito Democratico lo scorso settembre. Allora, la riunione della direzione nazionale del Partito Democratico, vi annoiate? No. Dico delle battute in mezzo più divertenti? Forse bevo però. La riunione, se vi annoiate smetto, No, nel senso chiacchieriamo, diciamo delle altre cose. La riunione della direzione nazionale del Partito Democratico è uno spettacolo che a nessuno che ha un po' di fiducia, diciamo, in come viene gestita la politica dovrebbe essere permesso di vedere. Allora, la riunione nazionale del Partito Democratico avviene con una convocazione per posta elettronica, che già sembra una cosa modernissima. Nel senso che viene mandata una mail a 277 indirizzi, che però non bastano a chiarire quanti sono davvero sti membri della direzione del Partito Nazionale Democratico, perché alcuni hanno 3 indirizzi, alcuni non ci sono, alcuni indirizzi non funzionano. Indirizzario che arriva, diciamo, trasparente a tutti i destinatari, sono convinto, perché è escluso dalle competenze della segreteria della direzione del Partito Democratico che si possa mettere, diciamo, 277 indirizzi nel campo degli indirizzi nascosti. Questo però fa sì che voi dal primo giorno avete 277 indirizzi di tutti i leader del Partito Democratico, vi dovessero servire. Ecco. Nel giro di 5 mesi, quanti sono stati? Questo strumento non è mai stato usato per nient'altro che non le convocazioni successive, 3 ogni volta per i vari rinvii della direzione nazionale del Partito Democratico. Avviene nella sede del Partito Democratico a Roma, Sant'Andrea delle Fratte, una cosa così, insomma, posto carino, io non ero mai stato in centro. Davanti alla porta c'è una targa, c'è scritto Partito Democratico, e sotto c'è una targa, c'è scritto La Margherita. A settembre del 2008, una sede nuova. Dici, c'era da prima, cioè abbiamo lasciato così. No, è una sede nuova, c'è scritto La Margherita. Poi Franceschini fa una relazione introduttiva tutta basata sul più grande successo che abbiamo ottenuto in questi mesi, cioè ormai il completo superamento della divisione fra Partito Democratico e Margherita, tutto un'amalgama totale, ci siamo uniti. Cosa che si può anche, cosa che si può discutere eventualmente, ma io, diciamo, fossi stato così sfacciato, un po' lo sono stato, ma non avevo il coraggio, gli avrei detto: allora datemi un cacciavite, scendo, tolgo sta targa e ci portiamo avanti anche su questa cosa. Vabbè, ci sono, diciamo, in quell'occasione, non so, 150 persone saranno quelle che poi sono arrivate a quella direzione nazionale. Non c'è un ordine del giorno. Quindi cosa succede alla direzione nazionale PD? Che si iscrivono a parlare tutti quelli che vogliono parlare, me compreso, con molti tentennamenti, che faccio? Vado, faccio la piazzata, vado, faccio quello disciplinato che la prima volta sta zitto, faccio la piazzata e passo per quello che arrivo io e vi spiego come dovete fare le cose, che non è, diciamo, un ruolo simpatico, eccetera eccetera. Intanto mi iscrivo a parlare, poi vediamo quando tocca a me come mi sento. Cosa devo fare per iscrivermi a parlare? Lo dici a Walter Veltroni. Walter Veltroni, diciamo, no, è apprezzabile, cioè, nel senso, vuol dire che vieni da una tradizione in cui anche il ruolo del leader è molto pratico, partecipe, eccetera.
Però vi dirò, diciamo, che Walter Veltroni, che sta lì e si appunta lui, no? I nomi, anche durante la diretta, se c'è uno che decide vuole parlare, si avvicina a Walter e dice segna anche me, e Walter Veltroni scrive con la matita il nome del successivo a intervenire, e poi superati i 7 minuti concessi per la durata dell'intervento, comincia Walter Veltroni a fare così col pugno sulla scrivania. Cioè, voi immaginate Barack Obama alla convention, no? Che sta lì e segna lui i nomi di quelli che devono intervenire. Però insomma, appunto, ha una sua democraticità. E cominciano gli interventi, non essendoci ordine del giorno, gli interventi sono completamente slegati l'uno dall'altro. Quando arrivo a parlare io, sarò stato il 16°, 20°, ho ascoltato 20 interventi di 7-10 minuti ciascuno, rispettivamente. Uno di Soro sulla battaglia parlamentare all'opposizione, uno di, non mi, adesso faccio confusione, ma Vasco Errani sul federalismo fiscale, uno di Carol Tarantelli su Sara Palin. Cioè, adesso, con rispetto a parlando della signora Tarantelli, però spiega che Sara Palin è il male assoluto, eccetera. Fine di Sara Palin, arriva un altro e fa un intervento su va a sapere cosa, l'antiberlusconismo. Arriva un altro e fa un intervento sull'organizzazione del Partito Democratico rispetto alle elezioni in Abruzzo. E così via. Poi arrivo io e, avendoci pensato, faccio il mio intervento. Abbastanza, sì, lo dico, diciamo, anche con imbarazzo, però insomma pianto abbastanza una grana, ecco, adesso ve lo racconto, però vi volevo prima raccontare che dopo di me, a quel punto, interviene Enzo Bianco. Enzo Bianco è un ex sindaco di Catania, insomma, persona che fa politica da tanto, non esattamente quello che ha una direzione nazionale del Partito Democratico voi immaginereste come il sovversivo, il più spiritoso di tutti, ecco. Però apre il suo intervento giustamente dicendo: possiamo organizzarsi un po' meglio perché sembra YouTube. Era vero, sembrava YouTube. Cioè, no, prima c'è un video coi gatti, poi c'è un video di Britney Spears, poi c'è un video di un'intervista a Nixon e così via. E così era. Vabbè, io ho fatto un intervento su cui avevo pensato molto e che mi ero, diciamo, preparato, tutti degli appunti, poi ho parlato a braccio, ma insomma ho seguito un po', lo dico perché di solito, invece come adesso vedete, insomma, improvviso, dico le cose un po' a caso, ma insomma diciamo che avevo affrontato quella situazione cercando di essere preparato e preparandomi un intervento che cercava di dire la mia preoccupazione e le cose che mi sembrava che nessuno dicesse, al tempo stesso essendo diplomatico, rispettoso e riconoscendo comunque i meriti a chi li aveva, riconoscendo le mie inadeguatezze rispetto a comunque a dire delle cose. Ero stato un pochino aiutato in una successione di interventi che eludeva completamente che ci fosse qualsiasi problema del Partito Democratico, figuriamoci poi la relazione introduttiva di Franceschini. Andavamo con una freccia, un pochino aiutato da un intervento di Bachelet, che so che avete visto qui la settimana scorsa, credo, che, diciamo, con un po' di esitazioni brevemente aveva detto che secondo lui non è che andava tutto così benissimo, ecco, e che forse bisognava un po' organizzarsi un po' meglio sulla comprensione e sulla considerazione di alcune cose. E se volete, diciamo, sul mio blog c'è, cioè, il mio intervento, lo dico perché le varie cose, diciamo, appunto, essendo una delle cose che mi sono preparato, rivisto e ragionato, ci sono abbastanza attaccato, anche perché, per evitare di far quello che arrivo io adesso, vi spiego che non avete capito niente, diciamo, avevo anche lavorato per inserire un minimo di suggerimenti e progettualità in quell'intervento, basati soprattutto sulla cosa di cui ho parlato, cioè sui limiti di capacità di comunicazione del Partito Democratico. Ho citato a Veltroni quell'espressione che lui usò e che fu citata allora come una specie di presa di distanza definitiva verso la fine del governo Prodi da parte di Veltroni, quando disse: si avverte una sensazione di sfarinamento, che mi sembrava esattamente quello che si avvertisse a settembre nei confronti del Partito Democratico. Adesso mi sembra che si avverta addirittura di più. E ho detto che rispetto a questo, diciamo, per quello che poteva valere, io mi chiedevo:
perché non si costruisse, visto che ognuno diceva delle cose a caso, visto che non si comunicava niente, diciamo, efficientemente, non si costituisse un ufficio, un settore, una struttura che si occupasse proficuamente della comunicazione del partito. Mi sono chiesto perché, visto che ci si riempie la bocca tutti i giorni e tutte le settimane, dalle elezioni in poi, sul fatto che manca il radicamento nel territorio, abbiamo perso il contatto col territorio, eccetera, eccetera, come mai, cosa che una volta quando si faceva politica seriamente si faceva, i leader del Partito Democratico, i maggiori leader del Partito Democratico non si mettessero in testa di andarsene per 6 mesi in un altro posto non da Roma, no? E io me lo immagino mentre ve lo dico, gli dicevo, che state pensando, oddio mia moglie, ma siete i leader del Partito Democratico, no? Io non lo farei. Se mi chiedete, ci vai a Reggio Emilia per 6 mesi, diciamo, a costruire un contatto forte lì del Partito Democratico, a occuparti delle cose lì, a far vedere che seguiamo le cose del paese? Io dico no, no, io ho un'altra vita, ho altre cose, io non faccio il leader del Partito Democratico. Ma se tu fai il leader del Partito Democratico, e quando dico leader non parlo di Veltroni, parlo di molte altre persone, non posso nemmeno pensare che ti attraversi, figurati, giusto, ti attraversi per la testa il pensiero di tua moglie e dei bambini. Però se non lo fai tu, chi lo fa? No? Naturalmente dicevo queste cose non avendo nessuna fiducia nel fatto che avvenissero. Però per mostrare e dimostrare che c'era una via per affrontare le cose e per prendere sul serio il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Ho proposto molte altre cose, ho proposto che fosse smontato il governo ombra, uno dei più grossi fallimenti comunicativi, e ce ne sono stati, ma insomma, no? A cominciare dal nome. Possibile che nessuno abbia pensato che se chiami delle cose governo ombra, ministro ombra, ti fai ridere dietro? Cioè non è che hai tutta quella credibilità. Dice, ma in inglese lo chiamano così. Va bene, a loro va meglio probabilmente, gli suona meglio, non lo so. C'è un'altra tradizione rispetto al governo ombra. In più, se tu avessi mostrato fino a oggi che i ministri ombra hanno fatto il botto su qualsiasi cosa, no? Su ciascuna cosa, ogni ministro ombra aveva una posizione geniale, che metteva in discussione tutto, ma non è mai stato. Scioglilo, chiudilo, riorganizziamoci in un altro modo, fai solo bella figura, no? Questa è stata l'unica cosa su cui ho avuto una risposta nella relazione finale di Veltroni, non io direttamente, non citandomi, ma però implicitamente Veltroni ha ribadito i grandi risultati conseguiti dal governo ombra. E, eccetera, ho detto un altro po' di cose che appunto avevano poche speranze di essere condotte al risultato, che però volevano mostrare che c'era una possibilità di pensare di fare le cose in altro modo, di correggere gli errori, di mostrare. Ho pensato, c'è il famoso metà stipendio, non ho mai capito quale sia, sono tutte le leggende del mondo, ma diciamo metà stipendio che i parlamentari danno al partito, utilizziamolo in una maniera visibile e proficua, che le persone si rendano conto, no? Che ci facciamo qualcosa. Dice, ma poi certo, il partito lo usa per tutte le sue cose, eccetera. No, decidi che quei soldi lì sono i soldi con cui si fa una scuola di politica per una nuova classe dirigente, ci si fa non so quale attività, bene, ci si costruisce una cosa. Insomma, non so, sono cose di comunicazione minime, e così, e molte altre cose. Vabbè, fine del mio intervento, mi vado a sedere, arriva il povero Pier Giorgio Cambronsky a dirmi che lui è molto, cioè l'unico che conta meno di me nella direzione nazionale del Partito Democratico, a dirmi che era d'accordo e dovevamo tenerci in contatto. E Cooperlo mi manda un sms dicendomi, certo che gliel'hai cantate, stava già salendo su un treno credo per tornare al suo collegio. E fine di tutto quanto, devo dire non mi aspettavo nessuna reazione in più, anzi vi dirò che avendo io messo, diciamo, più passione addirittura di quello che volevo in quell'intervento, che poi in quei contesti per capire, insomma, per essere ritenuto minimamente attendibile devi mostrare invece un grande cinismo e professionalità, invece io mi sono un po' appassionato rischiando di passare ulteriormente per ingenuo, però invece l'appassionarmi ha fatto sì che, essendo stato fino a quel momento il livello degli interventi, non solo come ho detto sconclusionato, ma di una noia mortale, diversi abbiano improvvisamente chiuso il giornale, rimesso a posto il telefonino con cui mandavano gli sms, qualcuno è rientrato da fuori, insomma un'attenzione lì l'ho ottenuta, almeno un'attenzione fino a che non ho finito, poi ho finito, è arrivato Enzo Bianco, ha fatto la battuta su YouTube e poi sono continuati altri 20 interventi altrettanto sconnessi.
Quindi vabbè, insomma, diciamo, per me la cosa era chiusa lì e io almeno mi ero, avevo fatto quello che pensavo fosse giusto fare in quel contesto. Poi il giorno dopo i giornali in realtà l'hanno ripresa più di quello che pensavo, perché non gli è parso vero di poterla far diventare, citando me e Bachelet, un attacco a Veltroni, contestazione a Veltroni, eccetera. In realtà io avevo, un po' perché ci credo, un po' per lealtà, perché comunque, diciamo, io sono uno di quelli che lì dentro è stato messo da Veltroni per scelta esplicita, e, insomma, avevo detto delle cose peraltro molto rispettose e riconoscenti delle cose fatte da Veltroni, ma un po' incredulo rispetto a quello che non si stava facendo adesso. Allora, da allora il famoso strumento posta elettronica, indirizzare di posta elettronica del Partito Democratico, è stato usato improvvisamente per una prima volta da una timida e però coraggiosissima Teresa Marzocchi, che io non conoscevo, credo che sia emiliana, una signora che si occupa di volontariato, che ha cominciato a far politica, insomma, che è finita dentro la direzione nazionale del PD, e che ha scritto una mail a tutti i 277 dicendo: sono un po' preoccupata di come stanno andando le cose nel partito, facendo un po' di riflessioni su questo e dicendo: forse dovremmo intanto cominciare a razionalizzare un po' il funzionamento delle nostre riunioni, stabilire almeno un ordine del giorno un po' più definito e chiaro dalla prossima volta. Di 277 indirizzi sono arrivate 7 mail di persone, appunto, del livello di importanza e rilievo dentro il partito pari al mio più o meno, che dicevano: siamo d'accordo con la proposta di Teresa Marzocchi, chiediamo anche noi al segretario che le dia risposta, eccetera. 7. Altro non è arrivato e non si è letto. Uno ha detto: vabbè, però sarà stata assunta, adesso passa. La successiva convocazione della direzione nazionale del Partito Democratico, già slittata 3 volte al momento collocata al giorno 19, ma la prima volta che è stata convocata, con una mail, con un allegato, non so se fosse un PDF o cosa di, o forse semplicemente un'immagine di una cosa su carta intestata di 2 righe firmata da Walter Veltroni in prima persona, che convocava la riunione del Partito Democratico per il giorno, il primo era il 7 dicembre, mi sembra una cosa così, col seguente ordine del giorno. C'era l'ordine del giorno: 1. Situazione politica, 2. Varie ed eventuali, fine dell'ordine del giorno. No, diciamo, uno si accontenta anche dei passi in avanti, però capite che... Dopodiché, in tutto questo, adesso io non vi dico tutto questo per buttarvi giù, diciamo, o forse, almeno io non vorrei buttarvi giù, forse lo faccio comunque. No, quello è depresso in una maniera che, anzi. No, però invece sì, lo so che non necessariamente tutti condividono questo modo di riflettere sulle cose, invece a me più le cose, più percepisco il loro disastro, la loro drammaticità, e più sono motivato e fiducioso nelle possibilità di miglioramento. Beh, è facilissimo migliorare le cose, diciamo, in queste condizioni. No, e quindi vi do un paio di elementi, non dico di speranza, ma insomma di boh, non so nemmeno di che, ma dopodiché è successo ancora che c'è stata, non so se l'avete vista, è stata molto ripresa la lettera di dimissione di Irene Tinagli. Irene Tinagli è una ragazza, era l'unica altra invenzione, almeno dal mio punto di vista, invenzione un po' anomala, a parte me, nella composizione di questa direzione nazionale. È una ragazza che si occupa di un campo abbastanza vario, sociologico, di ricerca di efficienza, che può andare dall'economico al politico, che ha studiato molto negli Stati Uniti, che adesso sta a metà fra Pittsburgh e Parigi, no, forse un marito francese, insomma sta a Pittsburgh, ha scritto un libro che ragiona sensatamente, senza tutti i cliché del caso, sulla fuga dei cervelli, eccetera, eccetera, tutto quel discorso lì per Einaudi. È stata un po' citata, insomma, è una molto in gamba e tra quelli della sua generazione che è riuscita anche a ottenere una visibilità, appunto, scrivendo questo libro, e che è stata coinvolta dentro la direzione nazionale del Partito Democratico. Non vi dico le modalità perché, insomma, me le ha raccontate lei, ma insomma non anche queste del tutto convincenti rispetto poi al suo reale coinvolgimento, ai modi del suo coinvolgimento, ma insomma, in un momento di grande delusione
per il fatto che, cioè, Irene Tinagli è una che, come me, rivendica il suo diritto a fare delle cose rispetto alle sue capacità, alle sue competenze, e non voler fare politica in prima persona, no? Lei pensa, io penso che sia giusto che ci siano delle persone che una cosa come il Partito Democratico possa utilizzare senza richieder loro di essere dei politici, anzi, probabilmente per il stesso fatto che non sono dei politici ma che hanno competenze altre, non necessariamente soltanto tecniche, anche che possano avere a che fare con la politica, chiedere di dare una mano. Però poi te ne devi occupare di queste persone, no? Allora, Irene non è mai stata, cioè è stata introdotta nella direzione nazionale sulle basi delle sue competenze, delle cose che sapeva, delle cose della sua capacità di gestione delle cose, delle persone, della maggiore efficienza di alcune cose, delle sue competenze economiche e via discorrendo, e non è mai stata interpellata su niente in tutti questi mesi. Diciamo, poi non è mai stata minimamente aiutata rispetto alla partecipazione delle cose, essendo lei appunto una che viene da fuori e che concretamente, diciamo, vive fuori, vive negli Stati Uniti. In più ha vissuto con molta delusione le cose che sono successe, comunque, che quello è semplicemente come elettore nel Partito Democratico. Mi ha chiamato una settimana fa per una coincidenza, che io credo sia una coincidenza perché non credo, diciamo, in altro. Io l'avevo pensata la sera prima, in un momento in cui ho detto: ma io che ci sto a fare dentro questa direzione nazionale del PD, che insomma non mi sembra che abbia molto senso la mia presenza, e avevo pensato: forse domani scrivo una letterina, gli dico discretamente, senza fare piazzate, che è antipatico, guardate, consideratemi sciolto. Poi l'ho ripensato, diciamo, la mattina dopo, sulla base del fatto che, insomma, un po' di amici e persone che condividono come un po' di cose pensano che comunque sia proficuo il fatto che un minimo gancio ufficiale col partito, le cose che pensiamo ce l'abbiano attraverso la mia presenza risibile in questa direzione nazionale. Però mentre ripensavo tutto questo, mi ha chiamato Irene e mi ha detto: guarda, ho scritto la lettera con cui mi dimetto. Abbiamo parlato un po', io ho detto che capivo, eccetera. Risentiamoci, magari facciamo una cosa insieme. Poi lei appunto non è stata nella pelle, diciamo, ha perso le staffe definitivamente, e il giorno dopo ha mandato questa lettera di dimissioni molto sentita, secondo me anche molto condivisibile, ecco, la sua delusione rispetto a come andava il Partito Democratico, ma quella, insomma, può avercela ognuno, un po' rispetto al suo mancato coinvolgimento, rispetto alle ragioni per cui l'avevano chiesto di lasciarsi coinvolgere. Però quella lettera lì, diciamo, un po' ha posto pubblicamente una questione che, come avete notato, ha avuto un po' un'accelerazione in questi giorni sui giornali, cioè l'accelerazione poi è dovuta anche a altre cose, in primis il disastroso, diciamo, però letterariamente per i giornali sempre appassionate, conflitto fra i Veltroniani e i Dalemiani, ma anche appunto quella lettera è stata molto ripresa dentro la direzione nazionale del PD. Avendo lei mandato quella lettera ai soliti 277 e avendone ricevuto credo 6 mail di risposta, fra cui la mia, di persone che le dicevano in modi diversi: alcuni ti capiamo, alcuni ti capiamo ma ripensaci, nessuno le ha detto non ti capiamo, perché insomma anche quello ci voleva del fegato, però stiamo parlando di 6-8, nessun'altra risposta. Però questi 6-8, non so, allora adesso vi dico cosa penso io, sia l'unica strada percorribile per il futuro del Partito Democratico. Il Partito Democratico, io lo dico da molti anni, secondo me ha un problema di rinnovamento, che è un problema di rinnovamento del modo di fare politica e un problema di rinnovamento generazionale. Le due cose sono molto legate. Ho discusso con Bachelet di recente, lui sostiene che il rinnovamento generazionale sia soltanto, diciamo, un eventuale corollario del rinnovamento di modo di fare politica, cioè che il problema sia il modo in cui è affrontata la politica, e se fosse affrontata in un altro modo probabilmente il rinnovamento generazionale verrebbe da sé, e probabilmente ha ragione. Però io penso anche che
non vedendo sintomi e possibilità e interessi verso un rinnovamento del modo di fare politica da parte delle nostre elite politiche, delle leadership del Partito Democratico, il rinnovamento generazionale ottenuto non so nemmeno in quale modo, ma in altri modi, anche precipitosi, anche forzosi, anche per cooptazione, la famosa cooptazione, io non la trovo una cosa così, diciamo, no, il mondo funziona per cooptazione, a meno che non vogliamo veramente lasciar tutto quanto tutte le volte alla democratica decisione, qualsiasi singola decisione, no, nel mondo esistono delle responsabilità, delle gerarchie e molte istituzioni e apparati funzionano efficientemente per cooptazione, il problema sono i modi della cooptazione naturalmente, perché quando la cooptazione diventa sistematicamente una cooptazione per ragioni di amico di mio fratello o interessi o cose eccetera, va bene, ma la cooptazione in base alle tue capacità, alle tue competenze è un meccanismo sacrosanto sul quale dovrebbero funzionare tutte le cose e anche la politica, se ci pensate i nostri governi sono creati, diciamo, lo dice la Costituzione, per cooptazione, no? Un Presidente del Consiglio decide chi farà il ministro, non è che viene rieletto e rivotato ogni ministro, i consigli comunali, le giunte comunali, gli assessori sono fatti allo stesso modo, eccetera eccetera, no? Allora, adesso diciamo questa era una parentesi sulla cooptazione, ma insomma penso che in mancanza di un progetto di cambiamento della politica che poi porti come ovvia conseguenza un rinnovamento di chi fa politica, una scorciatoia basata sul rinnovamento di chi fa politica, sperando che questo apra dei varchi nelle rigidità del modo di fare politica, riapro una parentesi. Persone, diciamo, secondo me, spesso in cattiva fede, spesso piantagrane per voglia di polemica, qualche volta in buona fede per ingenuità e superficialità, fanno spesso l'obiezione: non basta essere giovani per fare politica, ci sono certi per essere bravi, ci sono certi vecchi che sono più bravi di certi giovani, è bella scoperta, lo sappiamo tutti, è la differenza fra le condizioni necessarie e sufficienti, insomma, differenza che ha grande valore in matematica, in logica e in qualsiasi cosa delle nostre vite. Però è indubitabile che per ragioni anagrafiche e non di merito, se voi vi dovete occupare del presente e del futuro, se voi vi dovete occupare della modernità, dei tempi che sono e dei tempi che saranno, a parità di altre capacità e competenze, se avete 30 anni piuttosto che se ne avete 70, siete avvantaggiati. Poi dici, sì, ma quel 30 anni è un cretino. Vabbè, allora questo è un altro paio di maniche, no? Però a parità di capacità e competenze, tendenzialmente io penso che sia meglio un paese governato, pensato, progettato da trentenni che non da settantenni, ok? E anche da 68enni che non da 69enni, diciamo, qualsiasi sfumatura dentro questo. Poi certo che c'è molto altro, no? Certo che c'è molto altro. Se no uno ti dice, ma quelli hanno messo Mara Carfagna, ho capito. Però hai visto Mara Carfagna, no? Il problema non è che ci sia soltanto quello, che non ci sia soltanto quello. Quindi diciamo, alcuni vedono con superficialità o non vogliono loro fare i conti con la banalità di questa cosa, cioè che il rinnovamento generazionale è veramente parte del problema e parte della soluzione del problema. Io invece non ho nessun problema a dirlo e non ho nessun problema a pensarlo. E quindi penso che il problema più palese e più vistoso oggi del Partito Democratico è che non solo, diciamo, ha una leadership in parte molto vecchia e in parte vecchia da un punto di vista dell'anagrafe politica. Io che oggi lo dico, diciamo, avendo stima per Massimo D'Alema, conoscendolo, avendolo visto l'ultima direzione nazionale, ci ho chiacchierato, abbiamo ridiscusso di cose perché non siamo quasi mai d'accordo, però molto piacevolmente, almeno per me, ma insomma credo anche per lui. Però che oggi si possa soltanto ipotizzare, ormai ne prendo atto, ma che si ipotizzi, diciamo, che il prossimo cambiamento del Partito Democratico abbia a che fare con Massimo D'Alema, lo trovo una roba da sì, che non fosse, fossimo abituati a tutto, non ci si potrebbe pensare, no? Cioè qualcuno dica, la strada per il Partito Democratico è un ritorno indietro, restaurazione, cose, quello sì, allora l'uomo giusto per la restaurazione è Massimo D'Alema, ma non mi dite l'uomo giusto per il rinnovamento, per portare avanti questo Partito Democratico è Massimo D'Alema, un uomo che ha un curriculum, peraltro
di fallimenti inversamente proporzionali alle sue capacità. Io sono convinto che Massimo D'Alema sia veramente una persona molto in gamba, uno dei più intelligenti in circolazione. Però, andata come è andata, il suo curriculum non ha niente che possa far pensare. Allora, naturalmente lui stesso lo sa e ha il pudore, penso, diciamo, di non pensare a sé personalmente, ma adesso si fanno tutti questi ragionamenti sul fatto che D'Alema appoggi Enrico Letta, Cooperlo, va a sapere cosa. Ecco. Però, diciamo, in sé l'idea che sia il dalemismo a portarci verso il futuro lo trovo una roba da pazzi. Il problema più palese del Partito Democratico, appunto, sta nel fatto che manca completamente, non adesso nella sua leadership, appunto, vecchia in tutti i sensi e non carrozzata rispetto alla modernità, ma manca addirittura una seconda fila di potenziale sostituzione di questa, no? Se anche domani Walter Veltroni, Beppe Fioroni, Francesco Rutelli, Piero Fassino, cioè rendiamoci conto di chi sono tuttora persone, in alcuni casi, non direi in tutti perché sarei ipocrita, ma in alcuni casi molto in gamba, stimabili, che hanno fatto grandi cose, rendiamoci conto di che cos'è adesso ancora il gruppo dirigente del Partito del Nuovo Partito Democratico nel 2008. Se queste persone domani dicessero sensatamente e lungimirantemente: guardate, abbiamo capito che i tempi non sono più i nostri, le nostre capacità non sono più adeguate a questi tempi, a questa sinistra, e comunque i fatti lo hanno dimostrato, ci facciamo da parte e subentrano a noi chi? Subentrano a noi chi? È un partito a cui manca completamente una seconda fila di gruppo dirigente. Manca completamente, non come dicono strumentalmente, no? Quelli che hanno o diciamo la coda di paglia oppure sono polemici a tempo pieno perché dove sarebbero tutti questi giovani in gamba eccetera, no, perché si è lavorato scientemente fino ad oggi per farla mancare, perché una cosa come il più importante partito della sinistra italiana ha completamente perso la sua progettualità sul futuro, che gli richiederebbe come prima cosa di investire nella creazione di un nuovo gruppo dirigente rispetto al futuro. Se Walter Veltroni domani si dimette, va in Africa, fa quello che vuole, no? E viene da me e mi dice: Luca, abbiamo fatto una modifica nello statuto, il nuovo leader del Partito Democratico lo decidi tu, di quello che vuoi lo mettiamo. Io non so cosa dirgli, non lo so, non so cosa dirgli, non ce l'ho, ma non ce l'ho nemmeno da lontano. Quest'estate mi sono appassionato addirittura forse troppo forte, c'è stato un momento in cui sembrava improvvisamente che, c'era un momento di discussione estiva un po' mancante, in cui l'alternativa, la prossima dirigenza del Partito Democratico si giocasse tra Cooperlo e Zingaretti. Cooperlo lo conosco, è una persona di cui ho molto stima, è molto intelligente, molto preparato, non ha mai avuto l'impressione che non abbia mai avuto nemmeno la voglia di fare il leader, però quest'estate aveva perso la pazienza a un certo punto, ne ha detto un paio in un'occasione, e quindi i giornali si sono buttati. Zingaretti ha vinto le elezioni romane nel momento del disastro alemanniano e questo gli ha dato molto credito. Non sono due esattamente giovani.